Approvata all'unanimità in Consiglio Comunale nei giorni scorsi la mozione relativa alla proposta di azioni per la lotta contro la violenza di genere, una proposta che è stata presentata dai consiglieri comunali Federica Scalia, Lisa Faraci, Michele Tumminelli, Marina Mancuso, Maria Antonietta Schirmenti, Adele Castellane, Michele Doro, prima firmataria Angela Caruso. Lo scorso 5 luglio, nel corso del Consiglio Comunale, è stata votata all'unanimità questa proposta del gruppo del Movimento 5 Stelle, anche se io sono la prima firmataria. Perché abbiamo pensato di presentare una mozione contro la violenza di genere? Perché sta rappresentando sempre più un problema di salute pubblica, con ripercussioni quindi su tutta la comunità, oltre che una violazione dei diritti umani. E non trascuriamo il particolare che siamo davvero davanti a un bollettino di guerra, perché i numeri sono sempre più elevati. Si stima che ogni 48 ore una donna viene assassinata, e quindi questo è un dato che non ci può lasciare indifferenti, sia le istituzioni, ma tutta la società, tutte le agenzie del territorio, tutti quanti ci dobbiamo far carico di questo fenomeno sociale. Spero che insomma possa veramente in qualche modo aiutare ad arginare quello che è il problema, un problema così, così forte dal punto di vista sociale, ma anche psicologico per le vittime stesse e per tutte le parti coinvolte. Si parla di violenza di genere perché la Convenzione di Istanbul ha previsto all'interno dei casi di violenza anche come vittime gli uomini. È chiaro che il numero elevato di femminicidio impone in qualche modo di centrare, di focalizzare l'attenzione sulla violenza contro le donne. Diverse le richieste avanzate al suo interno, dall'inserimento nella home page del sito web istituzionale del Comune del numero unico antiviolenza 1522, dando risalto anche all'app YouPol del Ministero dell'Interno per le segnalazioni alla Polizia di Stato, alla sensibilizzazione nelle scuole con percorsi peer-to-peer per un confronto tra pari sul tema e la promozione di laboratori a carattere teorico-pratico di educazione affettivo-emotiva negli istituti di ogni ordine e grado, o ancora la collaborazione con le università per la previsione di strumenti di rilevazione dei dati sul fenomeno della discriminazione e violenza di genere negli ambienti di lavoro e per la promozione di corsi di formazione per i laureandi in medicina sulle tecniche di ascolto attivo e accoglienza delle vittime di violenza.